Niente, io faccio, già Gianluca ha fatto la giusta sintesi, quelle che sono poi le finalità, no, della manifestazione di quest'anno. Il food and fashion, che già a livello nazionale appunto traina la nostra economia, così come anche a livello locale, perché giustamente noi abbiamo una tradizione anche dell'artigianato, abbiamo una tradizione dell'artigianato locale, i sarti, e infatti abbiamo avuto le varie edizioni, abbiamo premiato anche gli artigiani che hanno fatto poi la storia di Monterone, e poi pian piano anche quelli che sono stati gli atelier locali che poi hanno fatto effettivamente la moda, che confezionano la moda locale. Oltre a questo abbiamo voluto anche sostenere appunto i giovani concorrenti con il concorso nazionale per giovani stilisti, giunto quest'anno all'ottava edizione, con concorrenti provenienti da tutta Italia, e quindi è il fiore all'occhiello poi della manifestazione. Oltre a questo, ovviamente, oltre al concorso e al Sony d'eleganza, quest'anno abbiamo unito anche il food, quindi degustazione di prodotti tipici locali, e poi ci sarà anche cornice, poi ovviamente finirà tutto in bellezza con una festa dedicata, diciamo, anche ai più giovani, il nonno che vorrà insomma passare delle ore liete con la nostra associazione. Detto questo, ovviamente noi rinnoviamo l'appuntamento, e poi l'altra cosa fondamentale è da non sicuramente non tralasciare: ogni anno abbiamo cercato sempre di valorizzare qualche punto fondamentale di Monteroni. Quest'anno abbiamo voluto appunto cambiare totalmente, dopo 7 anni abbiamo voluto cambiare scenario, abbiamo voluto cambiare impostazione, abbiamo voluto cambiare un po' quello che erano le caratteristiche proprie della manifestazione, restringendo purtroppo, ahimè, il numero anche di persone che interverranno. Eravamo abituati alle 1500 persone, quest'anno ci dobbiamo limitare, però lo scenario è molto più è bello, perché ovviamente anche questo fa parte del nostro patrimonio storico e artistico di Monteroni, anche perché la città di Monteroni, oltre alla chiesa matrice, al palazzo baronale, annovera ovviamente anche le ville storiche che hanno fatto la storia e la tradizione del nostro paese: Villa De Giorgi, Villa Pasca, Villa Misdraghi. Perché non aprirle ovviamente anche al pubblico, quindi farle visitare, farle vivere anche per una serata particolare? E questo ovviamente grazie anche all'ospitalità del dottore De Giorgi, che ci ospita per 2 serate, questa che si è conclusa e poi quella di sabato. Per cui, oltre che ringraziare l'amministrazione, oltre che ringraziare il dottor De Giorgi, l'agenzia e tutti coloro appunto che collaborano con noi gratuitamente, perché poi la finalità è quella appunto di valorizzare Sogni d'eleganza all'interno della nostra cittadina e quindi anche promuovere il nostro territorio, non mi rimane altro che darvi appuntamento a sabato sera. Grazie.